Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo subito i titoli del sommario. Addio alla fondatrice di Melampo, per oltre 20 anni ha accudito gli animali del canile. Tanti messaggi di cordoglio sui social, tra cui anche quelli del sindaco Seri. Gli ambulanti del centro protestano per i mancati incassi dovuti allo spostamento delle bancarelle. Qui non si lavora, tanto vale non aprire per niente. Io stamattina non ho aperto per protesta, perché è inutile che faccio un lavoro, faccio la fatica per fare cosa? Per non avere risultati? No. Una via completamente abbandonata e pericolosa, i residenti protestano e minacciano denunce. A Vallefoglia il sindaco Ucchielli rassicura le famiglie, riapriremo le scuole in totale sicurezza. Grandi chef e cooking show al Brodetto Fest, in programma a Fano dall'11 al 13 settembre. L'evento è stato confermato dagli organizzatori e presentato alla stampa. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Ha destato dolore e incredulità in città la prematura scomparsa all'età di 54 anni di Simona Maroccini, la fondatrice del canile Melampo. Tantissimi messaggi di cordoglio sui social network, tra cui quello del sindaco di Fano Massimo Seri, che ha voluto ricordare Simona a nome dell'intera città. Se n'è andata nella notte Simona Maroccini, fondatrice e responsabile da quasi 20 anni del canile Melampo, dopo aver combattuto contro un brutto male, è deceduta all'ospedale Santa Croce di Fano. La donna di 54 anni, residente a Lucrezia di Cartoceto, ha trascorso tutta la vita a prendersi cura degli amici a quattro zampe. Simona, come ha scritto il sindaco Massimo Seri, oltre ad aver salvato un numero grandissimo di cani e gatti, si è sempre battuta per il canile, con grande passione, senza risparmiarsi mai, tanto da rischiare la propria salute passando nottate ad accudire i propri ospiti. Il mondo del volontariato in supporto degli animali, ha proseguito il primo cittadino, ha perso uno dei suoi più grandi guerrieri. Simona era una persona molto stimata e molto amata. Si può dire sia stato il simbolo della tutela dei cani e dei gatti, fondatrice e animatrice dell'associazione Melampo, che tutti conosciamo e a cui tutti prestiamo sempre grande attenzione, ma è una persona che ha messo veramente tanto amore e tanto passione in quel che faceva. Ha salvato tantissime creature, non si è mai risparmiata anche nei momenti difficili, che sia stato estate o inverno, ho passato anche nottate con magari quegli animali che soffrivano e che avevano bisogno di aiuto. E quindi una presenza costante, svolta con, come dicevo, con amore in punta di piedi. Si è battuta molto anche per i diritti del canile comunale, e questa perdita addolora tante persone, addolora la città, e quindi come sindaco mi sento il dovere, ma soprattutto il sentimento, di rivolgere le condoglianze della città alla famiglia e a tutti i volontari della Melampo che con lei hanno condiviso questi anni di grande passione, che sono stati tanti, quasi 20 anni. La città di Pesaro invece esprime il cordoglio per la scomparsa di Philippe Daverio, storico dell'arte, docente, saggista e volto noto della televisione culturale. Il sindaco Matteo Ricci ricorda che Daverio è stato un uomo di cultura eccezionale e uno spirito libero sempre pronto a difendere il bello del paese. Era amato da un pubblico universale perché sapeva parlare con un linguaggio coinvolgente, uno stile inconfondibile, fatto di competenza, energia e passione. Mi piace ricordare, aggiunto Ricci, che Pesaro ha accolto il suo ultimo incontro pubblico nel mese di luglio sul palco dell'edizione 2020 di Pop Sofia, in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni del regista teatrale Pierluigi Pizzi. C'è una strada a Fano che secondo i residenti è stata lasciata in abbandono da troppi anni, tra buche, cedimenti e tratti pericolosi. Si tratta di via Ferriano, un tratto che rimane al confine tra il comune di Fano e terre roveresche. Questa mattina chi abita in quella zona ci ha raccontato come vive questo disagio. Filippo Pucci.
A destra una strada appena asfaltata da poco, a sinistra un vero e proprio campo da battaglia tra buche, cedimenti e zone pericolose. Siamo al confine tra la strada Cerbara e località Sant'Angelo e Feriano, tra i comuni di Terre Roveresche e Fano. Qui i residenti, da diverso tempo, chiedono a gran voce all'amministrazione fanese di trovare una soluzione per le numerose buche, se non voragini, presenti su tutto il tratto stradale. La strada è tutta rotta, c'è gente che si è fatta male, è già caduta, se aspettiamo che si fa male qualcuno ancora di più, aspettiamo poi di chi sarà la responsabilità. Io adesso vado anche dai carabinieri a fare una denuncia, poi se succede qualcosa vediamo di chi è la responsabilità. Non è possibile, non si chiede di fare l'asfalto perché non lo fanno in città, figuriamoci qua. Un asfalto a freddo. L'altra volta hanno mandato su quattro ragazze che non sanno niente, sono incompetenti, ma non è colpa loro, ce li mandano. Mi sono fermato, gli ho detto, nessuno controlla i lavori, gli ho detto di mettere più catrame, mi ha detto no perché non rientriamo con le spese. Cioè, il primo temporale che fa, se la buca è chiusa con due palate di ghiaia e una spruzzata di catrame, la riporta via. Ci vuole un asfalto a freddo, catrame, sassi, e il rullo che la pressa è fatto. Cioè costa meno che chiudere le buche. Fino a due anni fa, sempre chiudendo le buche, facendo un lavoraccio, però almeno passavano. Adesso sono due anni che non passano proprio, intanto. E ci vorrebbe che ogni tanto mandassero un tecnico a vedere. Non chiediamo che lo facciano, basta che lo vedano. Se lo vedono, prima o poi si vergogneranno, insomma, qualcuno. Sto parlando di amministrazioni destra, sinistra, tutti chi è passato della zona di qua si sono tutti disinteressati. A lamentarsi, oltre ai residenti, sono anche i titolari di attività presenti sul posto. Tre anni che stiamo facendo le segnalazioni, c'è un'attività, ci abbiamo i rifornitori che rinunciano a venirci a rifornire. Giusto, il sindaco ci ha detto, ci abbiamo più entrate, no? Più strade. Certo, c'è anche quella là di camminate, ma noi da Fano dobbiamo passare camminate, ma fino alla grotta è asfaltata. Grotta in poi per venire qua, disastrata. Ci sentiamo proprio, guarda, sembra che là è la classe A e noi siamo la classe B. Chi abita in quella zona invece ci tiene a sottolineare che tutte le strade che rimangono sotto il comune di Terre Roveresche sono state asfaltate, mentre quelle sotto Fano no, come appunto via Ferriano. Anche la zona Terre Roveresche là è asfaltata a metà. Qua tutta strade disastrate, le macchine sono un disastro. Sempre dai carrozzieri siamo. Gomme che si spezzano, segnali, ma non risponde nessuno, è tre anni. Cioè siamo all'esasperazione proprio, guarda. Il sindaco dice sì, provvederemo, ma ancora niente. E noi non ne possiamo più, guarda, credimi, anche proprio per l'attività in sé per sé. Si fa 4-5 viaggi al giorno. Siamo proprio sfiniti. Speriamo che questa sia una segnalazione buona che ci porti fortuna. E dalla protesta per gli asfalti a quella degli ambulanti del mercato cittadino che sono stati spostati a causa dei lavori di un palazzo. Siamo in piazza Avveduti, dove ci dicono alcuni operatori commerciali non si lavora, quindi tanto vale non aprire le bancarelle. Simona Zonghetti. Poco passaggio, incassi diminuiti e una soluzione alternativa attesa dal comune. Due settimane fa alcuni ambulanti del mercato settimanale erano stati spostati da Corso Matteotti a Piazza Avveduti a causa dei lavori di ristrutturazione di questo palazzo. Dopo diverse proposte da parte dei commercianti, tutte scartate dall'amministrazione comunale anche per motivi di sicurezza, sono stati trasferiti. Oggi però, dopo giornate di entrate azzerate o con pochi scontrini battuti, quasi tutti hanno deciso di non aprire. Io stamattina non ho aperto per protesta, perché è inutile che faccio un lavoro, faccio la fatica per fare cosa? Per non avere risultati? No, basta che andate di là a vedere, non c'è nessuno. Quindi avete provato a richiedere un ritorno? Sì. Su Corso Matteotti? Sì, certo, abbiamo provato a richiedere un ritorno e comunque possiamo anche aggiustarci un pochino fra di noi, nel senso ci ristringiamo un pochino, cioè, si possono trovare tante soluzioni, ma lì non è possibile. Lì significa per noi non fare niente. Tra l'altro questa, se non mi sbaglio, è una situazione che si dovrebbe prolungare per diversi mesi. Sì, sì. Hanno detto fino a fine dicembre, ma invece abbiamo saputo
che va anche oltre. I commercianti, già penalizzati dall'emergenza Covid-19, tornano a chiedere la possibilità di spostare altrove le bancarelle in un posto più centrale e di passaggio del centro storico. Lei questa mattina ha deciso di aprire, per quale motivo? Ma guardi, noi sinceramente abbiamo aperto giusto perché avevamo delle cose nostre da sistemare, però se dovevamo aprire per vendere, tanto valeva stare a casa, nel senso non... Vi penalizza questa posizione? Ci penalizza moltissimo, moltissimo. Da un incasso che facevamo dall'altra parte a qua è praticamente il 90% in meno, nel senso là facevamo una cifra, qua non facciamo niente. Qualcuno ha deciso appunto di non aprire proprio. Lei che cosa farà nelle prossime settimane? Non lo so, cioè se la situazione è questa e se così veramente deve rimanere non conviene nemmeno aprire. Arriveremo comunque per fare la spunta, per fare la protesta, ma però non di certo per incassare. Aspettiamo possibili soluzioni, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo chiamato voi della TV, abbiamo chiesto degli incontri con l'assessore, però niente, non abbiamo ottenuto niente. È ancora alto il numero di positivi al Covid-19 nelle Marche. Sono dopo i 16 comunicati nella giornata di ieri, il Gores ha registrato altri 17 nuovi casi su oltre 900 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. 6 sono i contagi in provincia di Pesaro Urbino, 3 in quella di Ascoli Piceno, 3 nel Fermano, 2 in provincia di Ancona, 1 in quella di Macerata e 2 provenienti da fuori regione. Tra questi vi sono 8 soggetti sintomatici, 4 rientri dall'estero, Albania e Ucraina, 1 rientro dalla Sardegna, 2 contatti in ambiente domestico, 1 contatto in ambiente di lavoro e 1 caso in fase di verifica. Stabili invece i ricoverati, che rimangono 15, di cui uno in terapia intensiva ad Ancona, mentre aumentano le persone in isolamento domiciliare, quelle in quarantena per contatti con contagiati sono più di 2.100. E torniamo a parlare di scuole, andiamo a Vallefoglia, nel comune guidato dal sindaco Palmiro Ucchieli. Il primo cittadino avrà voluto rassicurare le famiglie e ha detto in sostanza il 14, quando riapriranno le scuole, lo faranno in totale sicurezza. A Vallefoglia si rientra a scuola in una parziale normalità. A partire dal 14 settembre, come per la maggior parte degli istituti italiani, infatti, riapriranno i battenti le scuole del comune, le quali, in ottemperanza delle regole anticontagio, saranno predisposte al fine di mantenere il distanziamento sociale tra gli alunni. Un compito non troppo arduo, anche grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che si sono succedute, le quali hanno dotato in precedenza i plessi scolastici di banchi monouso e locali ampi. Tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto nelle scuole ce li ritroviamo, nel senso che noi abbiamo costruito molte aule in più, sia in via Guidi, sia aule in più, sia vicino alla chiesa di Montecchio, la Materna, 3 aule in più e più aule a bottega. Abbiamo cercato di fare investimenti anche nella scuola media Pian del Buscolo per renderla ancora più sicura. Stiamo progettando l'ampliamento della scuola media Pian del Bruscolo, stiamo progettando l'ampliamento della piscina che è funzionale alla scuola e alle palestre. Anche la mensa scolastica ed il trasporto saranno assoggettati alle norme anti-Covid per garantire la salute degli alunni e delle rispettive famiglie. Mi sono occupata anche dei sopralluoghi relativi al servizio mensa, anche questo verrà garantito, poi a seconda del plesso verrà valutato se gestirlo sul doppio turno oppure prevedere il consumo diretto del pasto in aula attraverso la lunch box. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative al trasporto e pertanto in base alle domande pervenute valuteremo la dotazione di ulteriori pulmini per garantire il trasporto a scuola. La ditta ci ha già garantito l'utilizzo di un nuovo pulmino e in base alle domande poi ridisegneremo un po' i percorsi e questi verranno comunicati quanto prima alle famiglie, possibilmente entro il 7 settembre. Tranquillità e normalità, quindi il messaggio che le autorità vogliono comunicare alle famiglie per un rientro a scuola in piena sicurezza. Vallefoglia, diciamo che inizia l'anno scolastico senza grandi problemi, fermo restando che dovremo convivere finché non ci sarà un vaccino con le mascherine, con le distanze, con l'igienizzazione, con una più forte igiene personale dei luoghi, dei siti
come bisognerebbe far sempre, a prescindere da questa vicenda della pandemia. L'emergenza sanitaria non ha fermato il Brodetto Fest. Gli organizzatori hanno annunciato questa mattina l'evento che celebra il piatto tipico dell'Adriatico, che si svolgerà in 3 giornate e che coinvolgerà addirittura 30 ristoranti. Vediamo. Doveva essere l'evento di apertura della stagione, invece chiuderà gli eventi estivi. Dall'11 al 13 settembre torna a Fano Brodetto Fest, l'evento che onora il piatto simbolo dell'Adriatico con degustazioni di zuppe, cooking show e ospiti stellari. Tante le novità della manifestazione, a partire dai ristoratori della città che saranno i veri protagonisti della prossima edizione. Infatti il nuovo format sostituisce gli stand enogastronomici del lungomare con un servizio di ristorazione di qualità. Tanto siamo diventati maggiorenni, che non è una roba da poco. L'aspetto più importante quest'anno del Brodetto è che non ci saranno più i 2 ristoranti al Lido, al Telone e alla Pista, ma proprio per una questione di assembramenti, di ammucchiate, di cose varie, abbiamo invece coinvolto circa 30 ristoranti, Lido, Sassonia e il centro città, che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione, perché loro faranno 3 giorni di Brodetto. E quindi speriamo che il tempo ci aiuti, perché se ci aiuta il tempo di sicuro avremo anche un bel successo. I visitatori del festival potranno degustare le zuppe di pesce al prezzo convenzionato di 20 euro prenotando nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa e che saranno collegate ai luoghi della kermesse da una navetta gratuita, il Brodetto Bus. Come ha precisato il presidente provinciale di Confesercenti, Pier Stefano Fiorelli, l'obiettivo è quello di aiutare gli operatori economici e turistici della città che stanno uscendo da un periodo nero con una stagione in parte compromessa. L'emergenza sanitaria ha modificato anche diverse iniziative del festival, che prevede nuove aree. La tensostruttura del Lido ospiterà il Pala Brodetto, dove il pubblico potrà assistere alla preparazione dei piatti di chef blasonati come Henry Lombardo, Cristina Bowerman, Max Mariola e Giorgione. Non abbiamo voluto saltare la 18ª edizione perché è importante per la città, è importante ricordare il piatto della città che è il Brodetto e cogliamo l'ultima possibilità che abbiamo nel settembre, quella di proporlo. L'abbiamo proposto in maniera diversa quest'anno, con il discorso del Brodetto diffuso per tutti i ristoranti della città e anche in vista del Fuori Brodetto, che rimane come manifestazione un mese. Subito dopo la fine del Brodetto Fest inizierà questa possibilità che tutti gli anni noi proponiamo, non soltanto nei ristoranti della città, ma in tutta la provincia, e anche, abbiamo anche dei ristoranti sotto la provincia di Ancona. Brodetto Fest, che è organizzato da Confesercenti Pesaro Urbino e dal Comune di Fano con il contributo della Regione, del Ministero delle Politiche Agricole e della Camera di Commercio delle Marche, anche quest'anno si dedica alla promozione del progetto Bianchello d'Autore e alla tutela del mare, sul palco centrale della Cavea Spazio Talk Show, presentati da Federico 40. Per i più piccoli tornerà Brodetto in Kids, mentre per i più curiosi sarà possibile salpare sulla Brodetto Boat insieme al biologo marino Corrado Piccinetti alla scoperta degli allevamenti di cozze e della pesca delle vongole. L'escursione, al costo di 5 euro, si svolgerà sabato 12 settembre dalle 9 alle 11 con prenotazione obbligatoria. Un importante evento per noi perché promuove una nostra importante identità, quella del settore della marineria, ma promuove la nostra enogastronomia, perché qui parliamo di Brodetto, ma anche di Bianchello del Metauro, ma anche di Moretta, quindi un evento per noi molto importante. Lo facciamo in totale sicurezza, perché ci saranno sì degli eventi e dei luoghi da visitare nella zona del Lido, ma poi sfrutteremo tutti i ristoranti della nostra città, quindi anche questa intelligenza di far ricadere l'economia degli eventi direttamente sulle attività economiche era quello che cercavamo ed era quello che tutti gli eventi hanno fatto, quindi un mantenimento degli eventi ma un arricchimento delle attività economiche in questo periodo così delicato.
E invece è stato rinviato il prossimo anno Fortunarte 2020, l'evento con 199 artisti al Pincio di Fano che era in programma dal 4 al 6 di settembre. La decisione, si legge in una nota, è stata presa dal Consiglio dell'Associazione Culturale Fortuna Music a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria in corso. L'iniziativa, prosegue la nota, verrà posticipata in un periodo compreso tra la fine di giugno e la metà di luglio del 2021. E questa era l'ultima notizia in scaletta del nostro telegiornale. L'informazione su Fano TV, sul canale 17, torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.